La proposta è talmente convincente che praticamente nessuno sarebbe stato capace di rifiutare. E così Silvia accetta, senza pensarci troppo, perché beh, alla fine il bardo mica è così brutto, no? Chiusa la porta, si dà inizio al secondo round. Non fai proprio così schifo, Meran. Grazie al cazzo! Il gruppo raggiunge la caverna, dove vengono accolti da una scena molto particolare. Tutti gli avventori hanno lo sguardo fisso verso il soffitto, dal quale provengono suoni e rumori inconfondibili. Khan crede di aver sentito la voce di Silaphy ed è un chiede conferma all'oste. Sì, dalla descrizione sembra proprio lei. Khan nota Irina ed Ismark seduti ad un tavolo e si avvicina. La ragazza è visibilmente arrabbiata. Sì, accordami l'illuso! Si sente gridare dal soffitto e ad Eon si fa chiaro che con l'elfa ci sta proprio Meran. Decide di ubriacarsi mentre Luthien e Khan se la ridono di gusto. Di sicuro sarà una notte memorabile. C'è un retroscena che mentre Eon è al bancone sente queste parole che dice Silaqui. Questo pene voglio io, non un tesoro. Questo è colui che mi può far felice. Questo è proprio un pene da imperatrice. Questa gemma val più Ma come questo oro. che O ve lo metterete voi, dite di grazia. Dietro dinanzi, io lo vorrei sapere. Perché fare Ma vi forse siete un messi dispiacere? d'accordo? Se Sì, nell'ambelo ma io cazzo mi per sarei disgrazia. fumati. Ma voi secondo me vi fa male il Zitti, fumo, eh? zitti, zitti! Nel Sta su, non mi far male, oh in me, sta su, crudele, se non morirò, lasciami stare, perché io griderò. Ahi, qual dolore, oh in me, non posso più. Io vi ringrazio, oh mia Silaquina, mi sforzerò a servirvi, ma spingete, spingete come fece la Vistanina. Lo farò adesso e voi, quando farete? Adesso, dammi la tua linguina, che io muoio. E io? E voi cagione siete? Adunque, voi compirete. Adesso faccio, Meran mio, adesso ho fatto. E io? Oimè, oddio. Ma perché Silaqui sulla fine è orrificante? Sulla fine è veramente brutto, però, eh. Non si può non siete normali. Ah, dai, era sentire. per far la rima. Vedete, Kalator che borbottano. Va a prendere una banco e quando sente queste cose dice: qualcuno se la sposta qui. E beve la birra. Dobby? È un horror. Adesso vogliamo sapere Luthien che cosa fa. No, adesso sicuramente cambiate l'ultima frase della memoria e non se la ride di gusto un cazzo e ci scrivete che è abbastanza schifata. E dentro di sé pensa: voglio il terzo round di Meran. No, dentro di sé pensa se prima gliela potevo dare e adesso piuttosto me la tolgo e la metto sotto aceto. Three is the Sei magic andato number. con la mia peggior nemica. Anzi, se ci sono stanze, lasciateci un attimo, Mekkan, grazie. Ah sì? Ah sì? Sì. Io sto aspettando da quando Khan mi ha preso per mano nel bosco. E poi dico a tutti che più che altro al momento mi premeva sapere come prepararsi a quell'annuncio del fatto che sarebbero presentati dei vampiri. Solo a me, esattamente, ragazzi, detto proprio come una duchessa, brucia il culo all'idea che mi compaia un gruppo di vampiri nella taverna invece di andare a dormire. Anch'io ci penso, però alla fine che ci devo fare? Quando li vedo li riempio di botte. Anna, dividiamo il letto. Non me lo devi neanche dire due volte, lo sai. Ok. Luthien, me lo stai chiedendo davvero? Luthien, ascolta, ma che ne dici se io compro quel barile di birra e se vengono questi vampiri gli offriamo da bere, ma nella birra ci mettiamo l'acqua santa? Hai sentito? No, Cosa? senti. No. Ho detto, penso che quante ne hai già bevute? Il doppio Bene, delle è mie la mani. risposta che volevo. Il doppio delle mie mani. Io sono Uno, completamente due. fatto, lancio una moneta d'argento sul bancone e dicendo vado a dormire di sopra. Cinque. E sono qua. Cinque. No, no, intanto aspetta. No, no, no. Io seguo lui tipo con me i gender, lo guido nella stanza in cui voglio. Mio ho bisogno di Ok. tempo, è completamente cioco e quindi a malapena ha già fatto 2 gradini in mezz'ora, quindi Ok, allora accoccolandosi la manina fantasma scheletrica.
dicendo oh, solo tu mi capisci. Poverino. Bene, vi consegna le chiavi. Date la chiave della stanza. Dopodiché si volta, guarda più avanti, vede Eon ubriaco, Calador ubriaco sulle scale. Va da quello che probabilmente gli sembra quello più affidabile. Dice prego signore, esatto, e gli dà le altre chiavi. È come bisogna dividersi le femmine da una parte e gli uomini dall'altra. No, non funziona così. No, ascolta, adesso non per niente, ma io non lascerei due femmine in una stanza da sola con Meran che circola. No, ma è pericoloso Meran dei vampiri, però più che altro sì, perché oggi è la sua giornata qua. Meran sta facendo lo spentrapapere. Ma io non vedo un cazzo. Da questa stanza, Calador, sentono rumori inequivocabili. Allora, io non fa le scale barcollando vistosamente. Passando davanti alla porta di Meran di Silacui, urla un stronzi e va avanti. Amo, adoro. Dovete salire le scale, ragazzi. Ma dove cazzo sono le scale? Non si vede. Ah, eccole. Allora, è un. Per chi è che mi sposta? Ok. Sentite dei rumori. Se si sentivate anche giù di sotto. E poi quegli ubriachi sono Eon e da dentro Silagui e Meran, mi fate un tiro percezione? Sì. Intanto Eon a Calador dice: fortuna che siamo noi gli ubriachi, gli altri devono ancora trovare le scale. ma lasciali stare gli altri, che noi ci divertiamo. Ma vaffanculo, Luca, cioè, scusa. No, per fare la tripletta. Gli dico Eon. Voglio la tripletta. Tu invece, Meran, ti rendi conto di aver sentito distintamente Eon, la voce di Eon, sì, dire, che hai detto? Brutti stronzi? Ah, dire stronzi, sbiascicando ubriaco. Ok. Arrivo alla porta, la spalanco, ancora nudo. Perché interrompi? Vabbè, ma non abbiamo ancora finito, figa. No, da 40 giorni che stiamo scopando, figa. Allora, spalanchi la porta, siete nudi, tutti e sì, due. Sì, spalanco la porta. Eon! Io sono ancora nudo, Ragazzi, si spalanca la porta e vedete Silagui e Meran completamente nudi. Una Silagui molto imbarazzata, credo. Vabbè, Silagui penso sia a letto. Cerco di nascondere, mi no, vabbè, Silagui penso tu sia a letto, perché comunque... Barbara, una cosa, c'è il nano anticensura con la sua ascia, si mette così per coprire i piedi. Mi sa che non c'è. A chi cade l'occhio mi sembra chiaro quello che stessero facendo, insomma, anche da me. Posso fare un tiro sanità mentale? Vado per abbracciarvi. No. No. Pensavo foste tutti morti. Vedo che però... Meran si lancia sempre adesso. E un da ubriaco gli dice: ma perché sei contento di vedermi? Ma tu un pisello al terzo No, comunque io cerco... Canna cerca di guardare Sila qui da dietro, se c'è effettivamente Sila qui. Sì, c'è Sila qui. E faccio una gomitata lui dice: oh, ma è così da qui, è così da qui. Ciao. Ciao Sila qui. Ciao Sila qui. Te l'ha accordato il muto? Trollo. Faccio, ma dove cazzo eravate stati? Dove siete allora, finiti? Pensavamo foste morti tutti quanti. Non riesco a guardarti in faccia, copriti per cortesia. Prendo il liuto. Io Khan lo amo sempre di più. Prendo il liuto e me lo metto davanti al membro. Meran, noti la faccia disgustata di Ludian? No, non la nota. Sei perché sì, che la noto, è diventata Voldemort a furia di fare face palm. Gli manca il naso adesso. Non la vede dietro la mano. È rimasta senza naso. Allora, esatto. Puoi dire quello che vuoi, però Meran è un gran pezzo di manzo. Nel cercare di mettergli una mano in faccia, scivoli e cadi e ti trovi praticamente faccia a faccia con di Meran. Con liuto di Meran. Barbara, il nano è palesemente disgustato, che prima era bello, più sobrio. Vabbè, Khan scoppia a ridere come un pirla.
Va che non deve aprire troppo la bocca, sennò... Vabbè, per fortuna che ci siamo ritrovati, vi credevamo morti, in più abbiamo visto a un certo punto il tuo cadavere, Cano, meglio, era un'illusione, però eri proprio tu. Abbiamo capito. Era quello di Calador. Era Calador. Ah, era Calador, non Calador. Sì. Vabbè, sì, no. Allora lo dico a Calador. Ti sarebbe Calador rimasto in testa visto... il suo culo marmoreo se era per Calador. Ah, adoro, vabbè. Buonasera. Mi giro e faccio come? Tipo questo? Se voglio di tirargli un ceppone sul culo, ma paura di beccare il pacco. Guarda. No, quello te lo lascio fare. Aspetta, mi affaccio e faccio. Can, andiamo, dai. No, ci sono ancora io lì. E io guardo con sguardo sognone lui e gli dico: scusa, devo andare. Aspetta, e in tutto questo, lei è uscita, ha visto Can con una mano su di me, mentre io sono nudo, che mi sta parlando all'orecchio. Ma non sembra che una cosa gli porti. Ma soprattutto si capisce che non voglio trombarti, tranquillo. Non è vero, tu nel fondo del tuo cuore lo vuoi. Comunque, e tu nel fondo del tuo culo lo vuoi. Forse, gli faccio una risatina, gli faccio un occhiolino, gomitata e... Ma guarda che ti metto un dito di nuovo nelle branchie, eh. No, gomitata nel senso, sai, la gomitatina è quella tipo... Ah sì, anch'io. Vabbè. E intanto mentre dico buonanotte, piano piano chiudo la porta, proprio buonanotte. Ubriaco, ridico, stronzi! E me ne vado. Ma io non Eon, vuoi unirti? Ragazzi, okay, mi spiace rompere i coglioni, ma io tra tre ore qualcosa ho la sveglia. Lascio nelle mani di... non so, Eon, di Eon. Lascia nelle mani di Eon il leopardo. Allora, Eon, mi fido di te. Rendimi fiero. Per piacere. Sarà difficile, ci proverò. So che ci riuscirai. Vedete Sogust che si affaccia tra l'altro in una stanza e dice: Eon ha crollato di là completamente ubriaco sul letto. Non credo che sarà possibile spostarlo di qua. No, forse ora non abbiamo capito. Eon è un gnomo nano deforme piccolino e tu sei un paladino del cazzo. Vallo a chiappare, grazie. Sfondi le porte, cazzo. No, e Luthien, oh, tu ce l'hai l'acqua santa? No. Vabbè, Canti si avvicina tantissimo e ti dà in mano l'acqua santa sua. Oh. Oddio, no, vabbè. Ti abbraccia, Luthien. Se mi abbraccio ti bacio, eh. Attenzione. Ti provo, Quindi sei avvisata. La scintilla scoppia. Io ormai l'ho detto, che ti abbraccio. L'ha detto, ti ha abbracciato. Cosa devo tirare per slinguazzarla? Dipende. No. Sei d'accordo? Te lo lasci fare? Domi oppure... No. Ma no, cioè, una roba, scusate la finezza, una roba veloce, cioè non alla Meran. No, faccio molto tenero, romantico, timido, un timido bacio. Dai. Che dolci. È un sì? Sì, sì. Oh, bacino. Mua, via, ma diventa rosso, va a fare il turno di guardia, ciao. Allora, passa la notte. Eon, ti svegli con un mal di testa lancinante. Stavo per dirlo io. Ormai è esperto. Ok, si svegliano anche Meran e Silawi. Ok, adesso proviamo. Vedi Meran che ti guarda con un ciao molto freddo. Ecco, oh, è tornata la solita di freddo, tempo. Scusa, tu sei Eon. Sì, ma Luca è andato via, ha detto Meran lo guida. Ah, ok, sì, scusa, me l'ho dimenticato. No, beh, freddo, dai, insomma, per lui è solo una scopata. No, devo inventarmi qualche stronzata, no? Sennò che... Vai, fai tu. Che meraviglia. Sono stato fantastico, vero? Dai. Cioè, ma allora è Meran. Ma dai. Beh, sì, è stato... Fai un tiro su persuasione, Siragui. 29. Io dubito che tu superi... Perché Luca fa schifo anche quando non c'è. Un 9. Niente, sì, è stato obiettivamente fantastico. Tipo il migliore. Ti stai quasi innamorandosi la No! Povero Eon,
cosa gli tocca capire, vedere e sentire. Lulu. E percepire. Ma tanto per adesso Gnomo è completamente rincoglionito dal mal di testa, quindi... Allora, Silaquina, okay. Andiamo giù assieme, eh? E gli do anche una bella... Silaquina. Sui ciapette. Oddio. Una sculacciata. Sì, ma dolce, di quelle delicate, non... No, no, dai, Mera non dà sculacciate delicate. Mera dà delle belle papate di culo, scusa. Cioè... Dormito bene? Chiede l'oste? Sì, la qui! Come è andata stanotte? Dormito bene? Ma il mio unicorvo interagisce con gli altri unicorvi? No. Ottimo. Sono fiera di lui. Sì. E associare il tuo unicorvo. Volevi ma viene il tuo unicorvo a ciulare gli altri unicorvi? Certo. È questa taverna ma... che questo fa impazzire gli ormoni. Ci abbiamo dei problemi gravi, raga. Ma io non ho capito, l'oste vuole che andiamo a recuperare le botti di vino? Sì, dice che praticamente l'ultima, la scorta di vino della Locanda era stata per terminare, l'ultima spedizione dalla cantina del Mago dei Vini era in ritardo e non so se potevate scoprire che fine aveva fatto, scusate, l'ultimo carico e vi aveva promesso alloggio e vitto gratuito se tornavate con il vino. Quindi andiamo a recuperare dei pesi morti? Esatto! Subito, mi sta già passando il mal di testa. Ah, però chiedo all'host se c'è qualche negozio qua, che dobbiamo fare spese. Negozio di che tipo? È tipo un emporio. Un emporio, sì? Sì, sì, c'è. Tutto alla goccia, eh? Mm? Alla goccia, se no non funziona. Alla goccia? Cosa vuol dire alla goccia? Madonna mia, che lo scrivi tu? Quanto sei vecchio, però. Sì, infatti, veramente. Andiamo all'emporio, così si comprano anche i benedetti letti. Volete andare tutti insieme all'emporio? Ma sì. Mm-hmm. Va bene. No, poi Meran ci perde e pensa che siamo morti. Eh sì, e ne approfitta per scoparsi qualcun altro. Khan guarda lui e dice: non è blisky, non è divertente. Non è divertente se non è blisky. Lui tiene okay. Ride. Ok. E che diventa rosso. Oddio! Mi fate un tiro percezione tutti tranne Khan. Tutti quanti tranne Calador. Vi rendete conto che deve essere successo... Ah no, tutti tranne Calador e Luthien vi rendete conto che deve essere successo qualcosa fra quei due ieri sera perché sono molto imbarazzati e si parlano in maniera particolare. E Luthien invece si rende conto che arrossisce continuamente ogni volta che ti parla. Vabbè, vado avanti, prendo sotto mano Eon e me lo porto avanti, dico, ma si vede così tanto? No! Oddio, cosa faccio? Cosa faccio? No, no, tranquillo, non così tanto, ma si capisce. Oh, cazzarola! Oh. Non ho capito un cazzo è Calador. Esatto, il Calador si scaccola. Esatto, ovviamente Meran vicino a Luthien perché è un marpione. No, cazzo, ritorno indietro, mi metto tra di loro. Gli dice: non siamo stati gli unici. Oh Cristo, no, vado avanti di nuovo con Eon. Esatto, mi allontano anch'io guardandolo malissimo. Chi è che guardi male? Meran o me? Meran. Ah, meno male. Ovviamente Meran. E me ne vado. Ma ovviamente Meran guarda Silaqui e gli fa l'occhiolino. Quando vuoi, cara. Lol. Mi fate paura quando... Ok, sono arrivato all'emporio. Inquietante di tanto. Luthien con message dice agli altri: mi raccomando, l'ultimo l'abbiamo dovuto bruciare dopo essere quasi morti. Contegno, ragazzi, per favore.